Hi guys! No wonder, non c'è da meravigliarsi. Vediamo come nelle frasi si utilizza in inglese proprio per esprimere un concetto di meraviglia o non meraviglia in questo caso. Viene utilizzata anche per spiegare finalmente qual era un problema su magari una porta che non funzionava. Ad esempio, no wonder the door didn't open. You gave me the wrong key. Normalmente il termine wonder significa meraviglia, una cosa bella, una sorpresa. Il verbo to wonder vuol dire anche domandarsi in merito a qualcosa. Vediamo qualche esempio. I wonder where she went. I should wonder she arrived late again. Bene, mi fermo qua per oggi e intanto iscriviti al canale, clicca sulla campanella, resta sempre aggiornato su nuovi contenuti in uscita ogni settimana. E se ti è piaciuto questo video, metti un like e condividi i tuoi commenti sul canale. Intanto, keep learning English by Grace!